Anticipazioni tempesta d'amore. Arian torna libera e ricatta i Salfield. Lunedì, 10 luglio 2023. Josie è determinata a completare la sua formazione culinaria, nonché il corso avanzato come sommelier del cioccolato. Pertanto, per far combaciare entrambe le cose, deve lavorare anche di notte, in quanto il giorno seguente deve partecipare ad un importantissimo evento. André gli chiede di preparare un cestino per lui e Bettina. Hanno un picnic romantico in programma. La ragazza, distrutta dal lavoro, nel comporlo, non tiene conto delle allergie alimentari della donna. Si verifica così un brutto incidente. Constanze decide di perdonare Paul, perché dopotutto, quando è morta la piccola Manuela, lui era poco più che un ragazzino. Per la giovane, inoltre, la vera colpevole è la nonna del ragazzo, che gli ha permesso di stare al volante. Quando Henning scopre che la cugina ha perdonato Paul, va su tutte le furie. Martedì, 11 luglio 2023. Cornelia e Robert si godono la loro ritrovata felicità e fanno progetti in grande per il futuro. Il posto giusto per la cerimonia nuziale che si terrà in estate è una piccola cappella immersa nel bosco, che i due decidono di esplorare durante un'escursione. Nel corso della passeggiata, la coppia si chiede quale cognome prendere dopo il matrimonio, Salfield o Olle. Vanessa spiega a Max che non può tenere Anton lontano dalla sua madre biologica, Sina. Con riluttanza, il fitness trainer propone un accordo alla donna che accetta con gratitudine. Nel frattempo, Piggy Chantal fa disperare tutti in quanto, da quando Hildegard è partita con Alphonse, non vuole più mangiare. Nel corso di una videochiamata con la Sombichler, il dolce animaletto inizia a sentirsi meglio. Tutti intuiscono così la ragione per cui è inappetente da giorni. Mercoledì, 12 luglio 2023. Il processo di Arian è oramai alle porte e lei è sempre più sotto pressione. Dal momento che Constanze non può concentrarsi sulla migliore strategia difensiva a causa dei suoi ultimi problemi con Henning e Paul, la Kallenberg escogita un piano. Così si mette sulle tracce di Paul e Christophe e trova le prove dell'appropriazione indebita del Lindbergh nonché del successivo insabbiamento del misfatto. Arian fa pressione sui Salfield per essere aiutata ad uscire di prigione. Josie è sbalordita quando André la licenzia per la sua disattenzione. Sebbene Bettina accetti le sue scuse, lo chef non ne vuole sapere di aiutare la ragazza. La Clee, disperata, non si arrende e studia un piano per far cambiare idea al suo capo. Ma invano. Con il cuore a pezzi, poi, decide di abbandonare il corso di formazione per diventare esperta di cioccolato. Giovedì, 13 luglio 2023. Vanessa e Max cercano di capire come mai Chantal stia così male. Apparentemente, l'animaletto sembra avvertire molto la mancanza di Alphonse e Hildegard. Non a caso, il suo umore migliore è solo quando vede in videochiamata i due coniugi. Vanessa e Max non vedono altra via d'uscita e prendono una drastica decisione. Merle torna dall'Inghilterra e sorprende Jerry con un regalo molto particolare, ovvero, un poster di formiche. Jerry ne è entusiasta e lo appende nell'appartamento condiviso con Eric, collocandolo, più precisamente, tra le stampe artistiche presenti in soggiorno. La sua scelta verrà approvata dal Vogue? Con l'aiuto del software di sorveglianza installato sul computer del Furstenhof, Arian è riuscita a ottenere le prove dell'appropriazione indebita di denaro di cui si è reso protagonista Paul. Venerdì, 14 luglio 2023. Arian è pronta ad accusare Paul e Christophe di frode. Il Salfield, spaventatissimo, deve assicurarsi adesso che il processo contro la Kallenberg venga annullato. Sebbene Constanze abbia avuto una svolta professionale, la relazione tesa con Henning la mette a dura prova e, alla fine, la donna è costretta a mettere in discussione anche la sua decisione di rimanere con Paul. Quando la giovane intende festeggiare il suo successo professionale con il ragazzo, è costretta a rendersi conto che non potrà mai dimenticare il suo coinvolgimento nella morte di sua cugina. Vanessa e Max sono sicuri che la mancanza di appetito di Piggy Chantal sia dovuta alla partenza dei Sombichler. Quando Hildegard viene a saperlo, interrompe senza tante cerimonie la sua vacanza. Chantal ricomincia miracolosamente a mangiare. Sabato, 15 luglio 2023.
Eric trova molto difficile accettare il poster delle formiche di Jerry, che non si adatta affatto al suo elegante appartamento. Pertanto, il Vogue inizia a pensare febbrilmente a come sbarazzarsene senza offendere il suo amico. Arian torna al Furstenhof e trova veramente difficile venire a patti con il fatto che Robert ami Cornelia e non lei. La Dark Lady è disposta a tutto pur di riprendersi l'uomo di cui è ossessionata. E così, gli offre la possibilità di riappropriarsi delle sue azioni in cambio del suo amore. Werner vede questa come una grande opportunità per sbarazzarsi definitivamente della nemica e ne parla apertamente con il figlio arrivando a spiazzarlo. Constanze decide di rompere con Paul e cerca rifugio presso Henning. Paul è devastato dal dolore. Nonostante questo, accetta di passare una serata divertente con Josie. Domenica, 16 luglio 2023. Bettina vuole legare André ancora più a sé e sottolinea quanto sia triste dover tornare presto a Erfurt. Spera di ottenere una proposta di matrimonio, ma invece viene sorpresa dall'uomo con un'offerta di lavoro in cucina. D'ora in poi, Bettina si occuperà dei dolci e guiderà Josie. Quest'ultima come prenderà la notizia? I Salfield hanno difficoltà ad interagire nuovamente con Arian e cercano di evitarla il più possibile. Werner si sfoga con Hildegard e si diverte tantissimo alla serata di gioco organizzata dalla donna. Con un pizzico di invidia, si rende conto di quanto sia fortunato il suo amico ad aver trovato una moglie straordinaria come Hildegard. Dopo aver trascorso una intera giornata insieme a Paul, Josie è al settimo cielo. Constanze, invece, inizia a sentire la mancanza del suo fidanzato. La gelosia cresce a dismisura.